Amici miei, eccoci ancora insieme, stavolta con un nuovo format. Voglio tenervi compagnia per qualche minuto, ma prima di iniziare un consiglio, ragazzi: state a casa il più possibile. Lo so, è un sacrificio, ma pensate a chi è in prima linea, ai medici, agli infermieri e ai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile. Il governo ci chiede solo un piccolo sforzo, solo così potremo contenere il contagio. Presto saremo ricompensati, vedrete, sarà più bello passeggiare, abbracciare, baciare. Non deve vincere il coronavirus, dobbiamo vincere noi. Dal canto mio cercherò di fare il possibile per portarvi dei video, compatibilmente con il mio lavoro sempre più in modalità smart working, ma per favore restiamo a casa. Dunque, fatta questa premessa, per voi tutte d'un fiato 10 curiosità sui personaggi della commedia italiana. Si parte! Marge dei Simpson la conoscete tutti? Beh, fino a un po' di tempo fa è stata doppiata dalla bravissima Liu Bosisio. Già, proprio lei, la moglie di Ugo Fantozzi prima di Milena Vukotic. La Bosisio da un po' di tempo ha lasciato il mondo dello spettacolo e si occupa di scrittura e arte. Auguri, Liu! Bravo attore? Ma che, la recitazione per Ugo Tognazzi era un hobby e non lo diceva mica scherzandoci troppo. L'attore lombardo, infatti, era un cuoco eccezionale. Tra le sue opere, alcuni libri di cucina e nella Grande Abbuffata, il film con Noiré, Piccoli e Mastroianni, cucinò lui stesso alcune portate. Bud Spencer sapeva fare tutto e bene. Sappiamo che fu campione di nuoto e stabilì perfino dei record, ma quanti sanno che aveva la patente per i voli commerciali e fu proprietario di una compagnia aerea? E se qualcuno se lo sta domandando, sì, Bud poteva pilotare perfino un volo di linea Roma-Milano. Francesco Nuti, a partire dagli anni 80, ebbe il merito di rendere celebre uno sport, il biliardo. In due dei suoi tre film a tema, Io chiaro e l'oscuro e Casablanca, coinvolse nella recitazione campioni come Marcello Lotti, Domenico Acanfora e Carlo Cifalà. Nel film l'attore mise in mostra la sua bravura da ottima seconda categoria. Paolo Villaggio era un fanatico della musica, gli piaceva scrivere e per chi se non per Fabrizio De André, i due erano praticamente compagni di merende. Villaggio scrisse per il cantautore genovese una tra le più belle canzoni di sempre. Carlo Martello tornava dalla battaglia di Poitiers. Figlia di Piero De Bernardi, sceneggiatore che lavorò tanto con Carlo Verdone, Isabella ce la ricordiamo nel ruolo della hippie Fiorenza in Un sacco bello, ma ebbe una parte anche nel film Borotalco e nel Bambino e il poliziotto, sempre con Verdone. L'attrice ricorda con piacere i periodi in cui recitava, ma da anni oramai ha abbandonato il cinema per dedicarsi alla pubblicità come art director. Plinio Fernando incarnò alla perfezione i personaggi di Mariangela e Uga, rispettivamente figlia e nipote di Fantozzi in molti dei film della saga. Il caratterista tunisino, dopo la parentesi cinematografica, preferì però dedicarsi all'arte della pittura e della scultura. Alcune sue opere scultoree fanno il giro del paese e ricevono parecchi apprezzamenti. «Da oggi se magna!» disse Christian De Sica a sua moglie Silvia durante la proiezione di Vacanze di Natale nell'84, alla vista di una sala gremita di paganti. Sì, perché oltre ad aver ereditato da suo padre Vittorio l'arte del cinema, l'attore romano si ritrovò pieno di debiti a causa sua e soffrì letteralmente la fame. Altro che antipasto primo e secondo, a tavola non aveva nemmeno il pane. Carlo Verdone è un grande esperto di farmacologia, riesce a fare diagnosi con estrema precisione e riesce ad azzeccare sempre i farmaci adatti. Per raccontarne una, improvvisatosi farmacista per un giorno, Verdone disse a una cliente: «Signora, il suo medico dovrà cambiare l'ACE inibitore con un sartanico e vedrà che la tosse sparisce». Inutile dire che funzionò. Beh, tanta roba, eh? Franco Lechner era bombolo e tutti lo conosciamo con questo nomignolo. La sua forza era essere se stesso durante la recitazione, perciò era amato dal pubblico. Non tutti sanno che prima di fare l'attore, però, Bombolo vendeva di tutto a Campo dei Fiori: piatti, ombrelli, pentole, tovaglie, e lo faceva urlando a squarciagola. Fu notato per caso da Bruno Corbucci e da Pingitore, che lo impiegarono nel cinema e nel teatro.
Beh, per oggi è tutto ragazzi, suggeritemi voi nei commenti le curiosità di cui parlare in un prossimo video e verrete menzionati. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e condividetelo. Vi invito ad iscrivervi anche al canale se non lo avete già fatto. Vi ringrazio per essere stati con me, mi raccomando, io resto a casa. Ce la faremo, siete degli eroi. Un grande abbraccio.